e oggi il mare è maretta e ci stanno i cavalletti, se c'è così, il napoletano. Questa è la costiera amalfitana, spettacolo. Noi stiamo andando verso Conca dei Marini. L'acqua è brutta, torbida, e c'è un po' di mare. E qua abbiamo un grande subacqueo, ma non lo riconoscerete mai perché è troppo brutto. E adesso attacchiamo un po' e andiamo alla caccia dei cefali, a caccia di cefaloni, no, cefali normali, una pesca in poca acqua, a pochi metri. Ci vediamo dopo, vediamo che cosa siamo riusciti a prendere. Cioè, il mare è grosso, onda lunga molto grossa, pensavo di non prendere niente, l'acqua era torbida, mi sono buttato senza telecamera, mi dispiace, e comunque ho preso questa per adesso, primo tuffo della giornata. Esagerato, mamma mia, mo che la vedo l'amico mio, come si incavola, mamma mia. Vabbè, ci vediamo dopo. Allora, siamo sempre in costiera amalfitana, come ho detto stamattina, e insomma non sempre vinciamo noi, qualche volta vincono i pesci. No, con il mio amico Mario, che come sempre lo cardo sempre, cardo significa che lo batto sempre, come anche oggi gli ho dato una grande lezione di pesca, davvero no, come no, perché no, fai vedere che ho pigliato, fai vedere che abbiamo preso, dai, oggi non crede di essere stato battuto, vedi perché? Io ho preso, che hai preso tu? Questo l'hai preso tu? Guarda, quello mio è più grande, e poi il cefalo, quindi ho vinto. Diciamo la verità, chi ha vinto? Scusa, Mario, puoi andare a vedere nella ghiotta dell'ancora che cosa c'è? Potresti aver perso di brutto anche oggi. Non dire che fai quella faccia, io andrei a vedere, guardiamo insomma che cosa trova nella ghiotta dell'ancora. Che c'è? Che c'è? Tira un po' fuori, c'è qualcosa? Oh, chi ha vinto? Che cardatone che hai preso anche oggi! Mamma mia! Mamma mia, solleva un attimo! Bello spigolone, bravo, bravo Mario, anche oggi è perso. Quella che avevo preso io l'altra volta. Anche oggi ha buscato. Ma vuoi fare qualche commento a caldo? Borbotta da 20 minuti, borbotta. Che hai da dire? C'è anche oggi, è finita come doveva finire. E beh, vuoi dire qualche cosa agli amici? No.